Bene, l'ultimo brano in programma è una sonata un po' strana perché è l'opera 1 numero 1 di Prokofiev. Prokofiev in questa sua sonata, che in un solo movimento tra l'altro, questo è già significativo della sua singolarità, riunisce una serie di temi che aveva elaborato in gioventù, diciamo, e li riunisce e li rielabora. Il risultato è una composizione molto composita, ci si perdoni il gioco di parole, ma sicuramente efficace, che già dimostra quello spirito libero che poi caratterizzerà tante altre sue composizioni. Infatti un musicologo scrisse di queste pagine che Prokofiev già parlava di cose antiche con un linguaggio nuovo. E questa è sicuramente una definizione molto azzeccata. Thank you.
Allora, Yulia Orlova, nata in Ucraina, giusto? 1985, e che ha avuto un'ottima scuola. Sì, ho cominciato a suonare il pianoforte a 5 anni, sono andata al liceo dell'arte e tra le altre c'era anche il pianoforte. Sono fortunata perché avevo l'insegnante brava e così ho scelto il pianoforte come il mio mestiere per tutta la vita. Ma a Mosca? Mi sono trasferita a Mosca quando avevo 15 anni per continuare la mia educazione. Sono andata al collegio di musica e poi all'Accademia di musica Gnesini. Che è molto famosa. Sì, abbastanza famosa, sì. Manda pianisti in tutto il mondo, tutti molto bravi. Sì. Manda anche Yulia Orlova, insomma. Sì, sì. E come mai arriva a Brescia, Yulia Orlova? Sono arrivata a Brescia 3 settimane fa per continuare la mia educazione. Studio con il maestro Ciro Saracino nel conservatorio di Brescia. Di Brescia o di Darfo? Di sezione staccata di Darfo, sì. E... quindi vivi a Brescia, vivi non a Darfo, sì, ma qui in città? Sì, per ora abito a Brescia e vado a Darfo per avere le lezioni. Giulia ci ha raccontato che vive all'Istituto Francescano, qui vicino. Sì, sì. Quindi, come molti strumentisti, molti artisti, vivi anche in un'esperienza di ragazzi di tutte le nazionalità. Ah, sì, sì. Ti piace sì, questo aspetto? Mi piace tanto, sì, certo. E Giulia prima ha detto, io ho scelto il pianoforte per tutta la vita. Questo testimonia forse una passione molto forte. I comuni mortali scelgono degli hobby per pochi anni. Giulia, come abbiamo sentito, ha scelto una strada che sa che l'accompagnerà sempre. Per tutta la vita? Sì. Pianoforte per tutta la vita? Pianoforte. Perché ho capito subito, la mia insegnante mi ha spiegato subito che musica non è solo il mestiere tecnico. Un mezzo da esprimere la personalità, è una cosa da vivere. E così, proprio questo mi è piaciuto tanto. Tra gli autori che hai affrontato oggi o quelli che studi regolarmente, qual è il tuo grande amore o comunque un compositore che in questo momento... Mi piacciono tutti. Mi piace tanto la musica russa. Rachmaninov, Scriabin, Prokofiev, Shostakovich. Ma anche gli altri, non ho un autore preferito. La naturalezza che dimostri ovviamente è il frutto in realtà di tantissime ore di studio. Ti rimane un po' di tempo per passione o desideri che non c'entrano nulla con la musica classica? Oh, sì, mi rimane, certo. Certo. Cosa ti capita di fare quando non suoni? Io disegno. Mi piace disegnare, poi leggo tanto e anche un'altra passione è il cinema, mi piace tanto il cinema, così, il campo dell'arte. Noi ringraziamo Yulia Orlova del regalo che ci ha fatto e siamo giunti al termine di questa puntata. Brescia.tv con l'aiuto di Luigi Fertonani ha deciso di mostrarvi pagine di musiche, vite di artisti anche molto giovani che le cui vite sono intrecciate a Brescia o perché sono nati qui o perché stanno perfezionandosi come Yulia, e abbiamo intenzione dal pianoforte alla chitarra, dall'arpa al violino, di raccontarvi ancora tante altre storie musicali. Grazie a tutti, grazie a Yulia e a presto. Grazie a voi.